mi sembra che siamo qui, insomma, sì, non siamo partiti bene, eh. Che sempre, noi continuiamo sempre a dire, no, la colpa è di quegli altri, troviamo un capro espiatorio, uno da appendere la testa in giù e abbiamo risolto il problema. Io non accetto questo modo di dire, questo modo di fare, non lo accetto, non è inaccettabile, è inaccettabile. E anche se si può dare atto al sindaco De Mene che aveva dato un taglio un po' diverso, no, non mi ha convinto del tutto, e quel documento lì, dopo, se posso averlo, voglio leggerlo, perché per quanto riguarda le società partecipate, le partecipazioni di GSP in altre società, tra cui dell'Omidia Mine, non si parla mica di dismissione, si può anche dismettere quella quota là e si può anche vendere, no? Mentre prende l'assemblea dei soci e dire no, gli scegliamo noi adesso chi mettere lì, e se quella società non andasse bene, che al posto di Roccone arriva uno qualsiasi, così, che non è in grado di dare una mano tecnica come ha dato una mano tecnica amministrativa il signor Franco Roccone in Dolomiti Ambiente, ma cioè è un'ingerenza nella gestione privatistica di una società, anche di capitale pubblico, che è inaccettabile e che non va nel senso in cui sta andando e deve andare la società del giorno d'oggi. E questo non è affatto in contrasto con il fatto che l'acqua sia un bene comune, che l'aria sia di tutti, perché dopo anche questi concetti qua, che sono concetti filosofici ormai, dopo al lato pratico bisogna anche spiegarglielo ai cittadini che se l'aria è pubblica bisogna che si cambino anche la macchina Euro 3 in una Euro 5 perché mi sta inquinando. Bisogna anche spiegargli che la stufa che hanno, e uso questo esempio non a caso in questo consiglio comunale, che la stufa che hanno inquina e che è meglio se prende una che inquina meno. Cioè, queste cose qua, invece, il politico classico e soprattutto il sindaco non ha mica il coraggio di dirglielo, che per farla ciclabile bisogna sbloccare anche quel pezzettino di cortile lì davanti, che è inutile che il cittadino ci metta su barriere, perché tanto lì dobbiamo passare quella ciclabile che serve a tutti. Questi sindaci il coraggio non ce l'hanno di farlo. E voglio citare un caso, sindaco Zanonato, e non lo cito a caso in questo consiglio comunale. Ha fatto espropriare le belle ville, con tanto di leoni sulle colonnine in fretta al cancello, per fare la pista ciclabile da Ponte Sette Martiri al centro di Paolo. E questi sono esempi. Ho detto, ma i sindaci per un anno hanno il coraggio di fare questa cosa qua? No, non ce l'hanno. Perché, come abbiamo detto, quando abbiamo fatto la discussione sull'acqua tempo fa in un consiglio comunale, lo ribadisco, la stessa cosa che ho detto allora, per me vale anche oggi. Questo coraggio non c'è. Qui si raccontano sempre delle favolette e poi, in fin dei conti, in qualche modo, i cittadini 100 euro bisogna fargli pagare. Poi piano piano gli spiegheremo che i 100 euro sono una cauzione equivalente a quella della Telecom, a quella di altri servizi pubblici, diciamo così, che ti chiedono 20 euro, 50 euro o 250 euro di cauzione e poi te li restituiscono quando cessi il servizio. Come quelle delle bombole, no? E anche quelle delle bombole è una frase che qui al Ponte delle Alpi è nota, perché c'è quelle delle bombole, no? E ti chiede la cauzione per la bombola che è in deposito. Che serve anche, tra l'altro, in maniera che la bombola non finisca nella fossa di Dolomiti Ambiente, no? Rischiando di far del male anche agli operai che ci lavorano. Quindi, questa serietà qua bisogna trasmettere a queste persone che sono tutte qua venute, ognuna con la sua convinzione personale di avere ragione, credo. No? I 100 euro noi paghe. E vi dico la sincera verità, io da regista avevo già pronto anche un volantino col buono da 100 euro da distribuire all'ingresso del municipio, no? Ecco, fai il buono da 100 euro a uno dei saggi che ha preparato il documento, così se li ha già visti. È molto facile fare polemica, è molto facile fare populismo su queste cose qua. Però vedremo quando l'amico ingegnere Rudy De Battista sarà in consiglio di amministrazione, quando Gildo Saldon sarà in consiglio di amministrazione, quando il pregiatissimo Leonardo sarà in consiglio di amministrazione, e vedremo. Perché quando ci si trova poi quei problemi di amministratore di una società, dove si ha da una parte tutti che domandano qualcosa, non ti chiedono mai dammi questo, ma chiudi un occhio, ma insomma, se può fare in modo, Rembrandt, Tosat, assumerlo, no? E allora si allargano le maglie, allarga oggi, allarga domani, ma chi ha il coraggio? E poi, come diceva anche Hidalgo Latrà, com'è che si risolve questa cosa qua? Mettiamo dei rappresentanti dei cittadini dentro la CDA, dentro nelle assemblee, ma i rappresentanti dei cittadini li abbiamo già eletti.
Cosa vogliamo fare? Un piccolo golpe come quello che è appena successo in nazionale? Questi non ci piacciono, troviamo il sistema di mandanti delle altre persone. E per cui quindi eletti dai cittadini in seconda battuta dovrebbero avere più diritto o più bravura di quelli che ci sono già là. Il problema non è questo. Le società come il BGSP all'estero funzionano benissimo. Perché qua non funzionano? Perché qua ci sono italiani e lì ci sono norvegesi? Forse. È per questo? Facciamoci anche questa domanda qua, perché c'è un po' di responsabilità collettiva, ce l'abbiamo tutti. Dopo è chiaro che succederà questa cosa, come è successo in qualsiasi altra disgrazia e calamità naturale, quelli che hanno di più tireranno fuori un po' di più di 100 euro e li daranno per quelli, per garantire il servizio anche in quel comune di 400 anime che non potrà permettersi mai il servizio idrico e la depurazione. Però il discorso deve essere meno filosofico e molto più pratico, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Grazie.